Bene, allora siamo a pochi minuti dal primo talk di questa giornata. Insomma, abbiamo fatto questa apertura con un elemento importante, che è quello del video promozionale, di cui tutta la comunità italiana potrà ovviamente beneficiare. E a questo punto, insomma, ribadisco, rinnovo il mio augurio a seguire una buona 2 giorni legata alla nostra piattaforma, e a breve iniziamo con il primo talk di Marcello Frare. A fra poco. Ciao a tutti, sono Marcello Frare e per chi non mi conosce sono un consulente informatico. Da qualche anno me ne occupo un po' di anche Dudo. Oggi vi parlerò della chiusura di magazzino, una problematica che ho dovuto affrontare su un'azienda che hanno scelto di installare Odoo e sono soggetti alla tenuta del magazzino fiscale. Partiamo dal principio della legge. Cosa dice la legge? Perché valorizzare il magazzino? La contabilità delle rimanenze, detta anche scritture contabili ausiliarie di magazzino, o più semplicemente contabilità di magazzino, è un obbligo previsto dalla legge per alcune aziende. Alcune aziende sono tenute. Quali aziende? Le aziende divengono obbligate a tenere una contabilità del magazzino dopo che queste hanno superato per 2 esercizi consecutivi i seguenti parametri di bilancio: ricavi da vendite e prestazioni 5 milioni in più e rimanenze 1 milione in più. In sostanza, alcune aziende sono tenute, sono obbligate a valorizzare il magazzino quando superano un volume d'affari dei 5 milioni e passa, oppure la rimanenza, quindi il valore di magazzino alla fine del periodo dell'anno considerato, supera 1 milione. Quando queste due condizioni si presentano per 2 esercizi consecutivi, l'azienda è obbligata a valorizzare questo magazzino. La rilevazione contabile della variazione delle rimanenze finali del magazzino, scusate, è una delle scritture di rettifica di cui occuparsi in sede di chiusura del bilancio. Cosa significa questo qua? Che la scrittura contabile, quindi il valore che abbiamo a magazzino, va scritto sul bilancio. Questa è una cosa molto importante. Come si deve valorizzare il magazzino? Sono ammesse queste 4 tipologie di valorizzazione: costo specifico, LIFO, FIFO e costo medio ponderato. Sono 4 metodi per dare un valore al magazzino. Tecnicamente si differenziano per l'algoritmo che deriva dal calcolo. Velocemente, il costo specifico è solo per alcuni tipi di beni, sono i beni infungibili, che sarebbero quelli che hanno un valore determinato e che non varia nel tempo, una nicchia di prodotti un po' particolari come sono le opere d'arte, le apparecchiature fatte su misura, alcuni immobili. LIFO e FIFO sono due differenze che si differenziano nel modo in cui vengono contemplate i flussi di entrata e di uscita della merce. Quindi, come lo sapete bene, FIFO è il primo che entra, il primo che esce, si riferisce che man mano che io acquisto della merce ha un valore e poi la vendo, vado a vendere la prima che ho acquistato e la prima che vendo. Diversamente, l'IFO è l'ultima che ho acquistato e la prima che vendo. Costo medio ponderato invece si riferisce al fatto che se io acquisto più volte nell'anno la stessa merce, devo ponderare in funzione della quantità che ho acquistato per il prezzo nel quale ho acquistato e mediare, quindi andrò a valutare quantità per prezzo in tutte le volte che ho acquistato e farò la media ponderata. Cosa succede? Queste modalità in realtà in Odoo sono previste, perché se voi andate a vedere c'è la possibilità di dare prezzo medio, LIFO,
FIFO e anche Standard Price. Beh, ho detto, siamo a posto, è quello che a me serve. L'azienda mi aveva chiesto di fare il prezzo medio e ho detto, vabbè, è giusto quello che a me serve. In realtà non è proprio così. Perché? Ricordatevi che vi ho detto che la scrittura contabile va scritta sul bilancio. Questo significa che il bilancio va dichiarato, se non erro, una volta l'anno. Io non sono un commercialista, posso dire anche qualche cavolata, ma comunque ha una periodicità il bilancio. Non è una cosa continuativa nel tempo. La prima controindicazione che mi sono trovato in Odoo è che il calcolo del prezzo medio invece è continuativo, il che significa che dalla prima volta che io ho acquistato quella merce fino ad oggi, il prezzo medio calcolato in Odoo terrà conto di tutti gli acquisti, dal primo di 10 anni fa fino all'ultimo di ieri. E questo non va molto bene. Seconda problematica che ho trovato. Il prezzo della merce è fissato nei movimenti di magazzino ed è definitivo, il che vuol dire che quando a me entra la merce in azienda che ho acquistato, quell'importo lì viene fissato nella riga di magazzino, scusate qua, ecco, nel movimento di magazzino. Questo è un valore prefissato e non si muove più, viene battezzato al momento in cui la merce entra ed è quello definitivo. Terzo punto, la giacenza negativa non è prevista. Allora, questi due punti, il secondo e il terzo, adesso andiamo a analizzare un po' in profondità. Partiamo come primo punto il calcolo del prezzo medio che in U2 è continuo. Rappresentato nel grafico, lo vedete nella linea arancione, è il risultato di quello che fa U2 nel suo standard. Che significa, qua nella tabella lo vedete, nell'anno 2019 e 2020 insieme. Quindi ho diversi acquisti per un costo variabile nel tempo, il che mi determina un valore finale di 1,3679 come media ponderata del periodo. Se invece dovessi considerare, come la legge prevede, dall'ultima chiusura, quindi dal punto iniziale in avanti, solo 2020, il risultato finale è diverso, 1,13596. Questo sta a significare che il calcolo così come fatto in Udo non è corretto per quanto richiede la legge in Italia. Seconda difficoltà, il prezzo fissato nei movimenti magazzino è in modo definitivo. Come vi dicevo, quando viene caricata la merce a magazzino, in quel momento viene scritto il valore. Può capitare che la fattura abbia un prezzo diverso dall'ordine. Cosa è successo? Che nel momento in cui è entrata la merce, ha preso il valore dall'ordine. Mi arriva la fattura con uno sconto promozionale perché è primavera e quindi mi hanno scontato 20 euro dall'ordine. Oppure mi hanno ricaricato il costo del prodotto. A questo punto tutti i miei calcoli non sono più validi perché il valore in sé che io ho a magazzino è diverso da quello che pensa Udo. Terza problematica, e questa è un po' da prendere con le pinze, ma però è così, la giacenza negativa non è prevista. Cosa mi riferisco? Succede nella realtà che per esigenze lavorative si debba per forza fare un DDT, un invio della merce, quando la merce ancora non è entrata in magazzino. Vuoi perché sono in ritardo con le carichi dagli acquisti o i versamenti di produzione non sono ancora entrati, e io comunque ho la merce da spedire al cliente e il camion che mi aspetta, e il DDT lo devo fare. A questo punto, se io procedo con il calcolo medio come prevede Udoo, succede il macello. Perché andando a spedire e forzando il sistema per poter spedire la merce anche se non ne ho in giacenza, lui andrà in negativo. A quel punto si rompe tutto. Tutti i calcoli che aveva fatto Udo giustamente non prevedono il negativo e quindi succede il disastro. Dunque, cos'è che abbiamo previsto come soluzione? Abbiamo pensato di introdurre un concetto che in Udo non c'era, che è il periodo di valutazione. Quindi, senza andare a toccare i valori di Udo
della sua struttura di base, abbiamo creato una nuova tabella, un nuovo modello, dove fissiamo una data di fine periodo, una giacenza di fine periodo e un costo a fine periodo per ogni prodotto presente sul magazzino in quella data. In questo modo fissiamo una specie di punto di ancoraggio sul quale noi basiamo il calcolo sia per la chiusura che per l'apertura del periodo successivo. In più abbiamo valutato il magazzino con due macro gruppi, i prodotti da acquisto e i prodotti che derivano da un ciclo di fabbricazione. Quindi prima andremo a calcolare il costo medio dei prodotti di acquisto e secondariamente quelli di fabbricazione che è un derivante da quelli di acquisto. Quindi, valorizzando i periodi dell'acquisto, cosa succede? Noi partiamo o con un punto iniziale che è dato dalla chiusura precedente, se c'è, se dovesse esistere, oppure anche da zero se non abbiamo niente a magazzino. E quindi consideriamo soltanto gli acquisti per la quantità acquistata e per il prezzo acquistato e quindi calcoliamo la media ponderata. In questo modo non avremo mai un valore negativo perché sono solo carichi di magazzino. I prezzi li andiamo a recuperare dalla fattura, non dal movimento di magazzino. Quindi il calcolo noi lo andiamo a fare sul consuntivo di cui abbiamo pagato la merce. Abbiamo un dato certo che è l'entrata della merce, un dato certo che è l'importo pagato. Da questo calcoliamo il valore medio ponderato dell'acquisto. Con i prodotti che derivano da un ciclo di produzione, è lo stesso conto, quindi o abbiamo un valore iniziale dato dalla chiusura precedente del periodo precedente, oppure si parte da zero e andiamo a considerare i versamenti di produzione derivanti da un ciclo di lavoro. Ciclo di lavoro è valutato con materia prima e costo della fase. Materie prime le abbiamo visto che le abbiamo già calcolate prima, nella fase iniziale. Il costo della fase è derivato dal tempo per il valore del costo orario del macchinario e così vengo ad a calcolare il costo industriale del prodotto e lo memorizzo per il periodo e ponderato anche in funzione della quantità che viene versata. Quindi calcolo la media ponderata del versamento a magazzino. Alla fine di questo conto otterremo per ogni prodotto il valore finale della media, andremo a calcolare, a considerare soltanto quelli che hanno giacenza positiva, perché magari ci sono questi momenti in cui la merce varia e va in negativo, noi andiamo a considerare semplicemente quelli che sono con la giacenza positiva e avremo un valore certo della valorizzazione del magazzino al costo medio. Quindi andiamo ai risultati. Cosa abbiamo ottenuto con questo algoritmo? Primo, il calcolo del prezzo medio è periodico e non più continuativo, come richiesto dalla normativa. Seconda cosa, nei movimenti di magazzino abbiamo sistemato il prezzo per ogni movimento, ricorreggendolo in funzione al calcolo rifatto. Terza cosa, anche se esiste la giacenza negativa, non dovrebbe esserci, ma se ci fosse, non ci provoca particolari problemi perché viene ricalcolata da monte. Il lavoro viene completato correggendo i prezzi unitari di ogni singolo movimento di magazzino con i nuovi dati calcolati, quindi andiamo sullo storico e li correggiamo. Possiamo archiviare i movimenti di magazzino considerati nel calcolo, quindi se io determino che il mio anno finisce il 31 dicembre 2019, tutti i movimenti precedenti abbiamo inserito la possibilità di nasconderli in modo che non diano fastidio. E poi abbiamo aggiunto la possibilità di avere lo storico dei prezzi del prodotto con i dati certi e ricalcolati. Anche questo è una funzionalità che già è presente in Odoo, noi l'abbiamo utilizzata e l'abbiamo resa disponibile, quindi c'è anche sul prodotto la possibilità di vedere lo storico dell'andamento dei prezzi.
Qua vi faccio vedere un esempio su una realtà dove c'è la prima riga che tratta il carico di magazzino, perché abbiamo fatto anche l'opzione di importare il primo punto iniziale nel caso in cui si tratti di un'azienda già esistente, quindi state migrando a Odoo, c'è una giacenza predefinita, c'è un import che mi va a popolare l'anagrafica. Anzi, mi va a popolare un punto preciso di chiusura di magazzino che sarà il punto da cui riparto dal gestionale precedente, da cui ho un dato certo. Se invece si tratta di un'azienda nuova che non ho niente a magazzino, non servirà farlo. Comunque, in questo caso si trattava di un import e quindi la prima riga che voi vedete è frutto di un import DIA CSV, dove c'è prodotto, quantità e prezzo, semplicemente viene caricato. Poi è il 31-12-2019, quindi un anno dopo, è stato ricalcolato, il valore è stato cambiato, c'è inizio lavoro, fine lavoro, sono due variabili di date time che mi servono per capire il tempo che ci mette, che ci impiega a fare il calcolo di tutta questa storia qua, c'è lo stato di validato o no, e adesso vi spiegherò perché, c'è forza prezzo standard che mi dà la possibilità di scegliere di calcolare il prezzo dalla BOM oppure un prezzo standard e forza archiviazione movimenti mi permette di archiviare i movimenti già calcolati. Lo stato validato è perché abbiamo previsto questa procedura tipo wizard, tipo come si fanno gli inventari in Odoo. Quindi c'è una serie di step in cui viene prima di tutto determinata la data di chiusura, quindi l'utente viene guidato dicendo, beh, qual è la data di chiusura del tuo intervallo? 31 dicembre 2020. Bene, lui si recupera tutte le giacenze per il 31 dicembre 2020 o 30 del 6 2020, come si vuole, e una volta recuperate tutte le giacenze determina se ci sono negativi. Quindi nel caso in cui ci siano negativi non ti consente andare al passaggio successivo che è quello del calcolo, perché ti dice no, devi sistemarmi, non posso avere valori negativi nel calcolo, quindi o mi cancelli il prodotto perché non lo devo considerare o lo metti a posto prima di lanciare il calcolo. Fase successiva, esegue il calcolo e se lo completa correttamente va alla fine validato, quindi ci sono due o tre step da seguire. Qua vediamo il dettaglio di una chiusura di magazzino dove c'è per ogni riga, per ogni prodotto, c'è il metodo con il quale è stato calcolato, quindi se è un calcolo da acquisto o da produzione, da distinta base, l'unità di misura, la quantità a fine periodo e il prezzo medio a fine periodo. Una cosa che mi è stata chiesta, è giusto che ve lo faccio notare anche perché se vi viene il dubbio, che il criterio per il quale viene calcolato, che viene assegnato un prodotto in Odoo, deve essere costante lungo tutta la sua vita. Quindi dal momento in cui determino che quel prodotto viene calcolato con una media FIFO o LIFO o standard o media ponderata, dovrebbe mantenere tale. Questo almeno nell'interno del periodo è obbligatorio, non posso calcolare a metà dell'anno cambiare la valutazione. Posso crearne due prodotti, uno valutato in un modo, uno valutato nell'altro. Oppure a chiusura dell'intervallo annuale, all'anno successivo, posso ricalcolarlo. Quello che mi è stato suggerito giustamente da fare nei prossimi appuntamenti è quello di valutare tutte e tre i sistemi di valutazione previsti da Odoo, quindi LIFO, FIFO e medio nello stesso tempo, e come conseguenza di questo avremo una valutazione finale di magazzino con tutte e tre le metodologie in tempo uguale. Quindi per noi calcolare uno o tutti e tre i valori non cambia niente, all'utente finale gli può tornare utile capire se questi articoli, se il magazzino va valutato con un criterio piuttosto che con un altro, qual è la giusta misura. Questo modulo è già funzionante presso un'azienda, che è quella che vi ho fatto vedere,
Sta dando i primi risultati, lo stiamo testando, sembra che dia il risultato che ci aspettiamo. A breve verrà inserito un'azienda molto più grossa con più casistiche per testare ulteriori dettagli. L'intento mio è pubblicarlo in OCA, se a qualcuno penso possa essere interessante, e integrarlo magari con quello che è già stato fatto negli sprint passati di valutazione del magazzino. Resto a disposizione per eventuali domande e sono qua. Eccoci qua, effetti Ciao. speciali alla regia. Ciao Marcello, come va? Ciao Tutto bene? caro, sei di qua? Ciao, sei dall'altra parte. Bando alle ciance. Allora, il mio compito adesso è quello di presentare Marcello. Insomma, devo dire che Marcello ho avuto l'onore di conoscerlo vivendo l'esperienza del direttivo di Italia. È una persona fondamentale per l'associazione, tant'è vero che tutto quello che insomma sta accadendo oggi è anche per merito suo, soprattutto perché mostra passione in tutto quello che fa e segue attentamente tutto quello che gli sta accadendo e voglio dire, il risultato che stiamo vivendo oggi è anche per merito tuo. Per cui io ti ringrazio live e ti ripeto, come ci siamo detti stamattina, avrei voluto tanto essere lì insieme a voi perché ovviamente l'evento online ci toglie un po' quello che è il contatto fisico, ma sono fiducioso che ci rifaremo presto. Quindi Marcello, consigliere del direttivo di Odoo Italia, con questo talk interessante, inizio a leggere qualche domanda. Allora, tra l'altro ci riagganciamo all'ultima cosa che hai detto che insomma volevi pubblicarlo su OCA, faccio una delle domande se a proposito su OCA, Marcello. Sì. Beh, intanto ricambio i ringraziamenti perché senza un presidente non ci si potrebbe stare, quindi serviamo tutti alla fine. Infatti la forza della comunità è data proprio dal contributo di ciascuno di noi. Io faccio la mia parte, tu fai la tua, ma abbiamo bisogno del contributo di tutti quanti, quindi approfitto anche questo momento per sollecitare, per stimolare a chi avesse voglia di avvicinarci che Udo Italia non è un ente astratto, non è una cosa che è irraggiungibile, anzi siamo aperti a tutti i contributi positivi che diano valore all'associazione, quindi venite e fatevi avanti che abbiamo bisogno di gente, di idee e di far sì che Udo diventi il vero motore delle imprese italiane e ci crediamo su questo. Tornando alla tua domanda, riguardo al discorso della pubblicazione su OCA, ti confermo, sì, il mio intento è pubblicarlo su OCA. L'unico discorso che voi sapete, se non lo sapete, io non sono un vero un programmatore ligio al dovere, nel senso che non ho tanta esperienza, quindi ho fatto già vedere il codice a qualcuno che lo ha visionato. L'idea è migliorarlo, renderlo appetibile, sufficientemente buono perché non mi venga, sì, non mi vergogni tanto di presentarlo. Comunque i flussi sono corretti, sono esatti, eventualmente è da correggere qualche riga di codice per renderlo un po' più efficace, più corretto, ma l'idea è pubblicarlo alla fine e pubblicarlo su OCA. Ma comunque, cioè, si deve vergognare solo chi non fa nulla, non chi fa qualcosa, Marcello, È diciamo, no? vero, è Questo è sempre lo stesso, è un ben contributo benvenuto tra l'altro. Allora, è previsto il ricalcolo sia automatico, configurabile nel periodo, punto interrogativo? Allora, attualmente no, però è semplicemente mettere un cron, è semplicissimo da fare in Udo, come sapete basta mettere un'attività programmata e lo si può schedulare. Io quello che mi sono concentrato è a capire il primo passo, che infatti questo talk io l'ho tenuto più che altro per stimolare eventuali ragionieri commercialisti che ci sono nell'insieme, che mi diano dei feedback per capire se la strada che sto intraprendendo è quella corretta. Se non sono un commercialista, quindi io sono andato un po' per quello che il cliente mi ha chiesto, della sua esperienza, sono bravi a indicarmi come devo fare, però mi sarebbe piaciuto avere un supporto un po' più formale della cosa. Quindi se la strategia che ho adottato, il metodo che ho applicato è conforme alla legge, e questo sono sicuro che è così, ma dico, magari c'è qualche sfumatura che si può migliorare,
ben vengano. Dopo mettere un cron per farlo che lo faccia in automatico è l'ultimo dei problemi, cioè, ci si arriva, non mi preoccupa. Io volevo prima mettere in piedi una struttura che sia robusta e coerente, dopodiché lo possiamo migliorare mettendoci automatismi vari. Ottimo, ottimo. Allora, andiamo avanti con le domande. Si basa su movimenti contabili come stock account di O2 oppure usa metodi totalmente alternativi? Allora, i metodi che usa sono alternativi, non sono quelli di Udo, perché come ho spiegato nella presentazione, parte con un principio di periodicità, a differenza di Udo che ha un valore continuativo. Quindi io l'unico che ho fatto, ho creato un'altra tabella separata, un modello separato, dove mi appunto in qualche modo il valore dell'inizio periodo e quando lancio i miei metodi, prendono quel valore iniziale e vanno a considerare tutti i movimenti di magazzino da quella data in poi e va a correggere i valori di Udo. Quindi in realtà i metodi sono esterni ad Udo, ma i valori sono quelli di Udo. Quindi in realtà a Udo non gli cambio le carte in tavola, sotto il naso li tolgo e li correggo i valori dei movimenti tenendo in considerazione eventuali variazioni che sono state perché le fatture non erano corrispondenti all'ordine o come ho detto ci sono dei negativi che sballano tutto quanto. Quindi i metodi sono alternativi, i dati sono quelli di Udo. Chiaro, chiaro. Fai anche il calcolo FIFO e LIFO. Allora, il calcolo attualmente io l'ho fatto per quello che il cliente mi ha chiesto, che è il costo medio ponderato. Non sarebbe nulla di sbagliato, anzi sarebbe secondo me coerente che quando faccio il calcolo, essendo che lo si fa per il periodo e per tutti i movimenti del periodo, farlo parallelamente anche considerando LIFO e FIFO, in modo che alla fine del calcolo noi abbiamo passato tutti i record di competenza e abbiamo ottenuto tutti e tre le valorizzazioni, con un po' di fatica in più, perché effettivamente ci mette qualche secondo in più a fare, le tre valorizzazioni, ma il vantaggio finale è che avremo tutte e tre le valorizzazioni del magazzino complessivo. E nello stesso momento, quindi il cliente finale si troverà i tre punti di vista e potrà scegliere a questo punto quale che è più conveniente in funzione a quello che deve fare. Quindi l'idea è implementarlo attualmente solo per uno. Ottimo. Allora, in questo immagino di sì, insomma, è possibile lanciare il ricalcolo più volte durante l'anno senza per forza chiuderlo? Sì, in effetti si può fare anche questo perché essendo esterno ad Udo non ha vincoli, quindi se, per dire se io elimino un punto di ancoraggio, l'ultimo punto, io ho chiuso il 31 dicembre 2019, ho fatto la chiusura e mi sono accorto che in realtà una fattura nel 2020 mi è arrivata relativa al 2019 con un valore diverso e cacchio, mi ha spostato i valori che io avevo già fissato. Non c'è nessun problema, io elimino dalla tabella esterna l'ultimo ancoraggio che è l'ultimo punto di riferimento. Il che il sistema andrà a prendersi quello precedente, quindi sarà la chiusura dell'anno precedente e rifarà il calcolo per tutti i movimenti fino all'ultimo e quindi entrerà in funzione la fattura anche quella che è entrata ritardata. Quindi non c'è nessun inconveniente a rifare il calcolo a ritroso. Qua i commercialisti probabilmente metteranno le mani sui capelli dicendo ma non si può fare, i valori erano. Vabbè, io dico questo lo fa Udo, dopo se sia corretto o non corretto non lo so, so che si può fare. Ma noi sappiamo come gestirli i commercialisti, vero? No, speriamo. Allora, leggiamo un'altra domanda. Tante domande, però sono contento perché è stimolante trovare tanto interesse, sì. Certo. Fa parte anche del nostro compito, non stimolare gli interessi, coltivarli. Allora, con quanti prodotti avete testato questo approccio? Allora, quello che vi ho fatto vedere è un'azienda relativamente piccola, quindi mi pare che ci siano un migliaio di articoli. Non sono tantissimi. E se andate a vedere sulle slide c'è anche il tempo del calcolo che ci ha messo per fare un migliaio di articoli, movimenti di tutto l'anno per 1.000 articoli, ripeto, non è un caso eclatante, e anche l'algoritmo che ho usato è migliorabile, perché anche questo c'è da dire, e successivo stress test lo farò su un'azienda che ha circa 35-40 mila articoli, quindi sono tanti più movimenti. Devo dire che qua ho dovuto fare un hack codice perché se usavo i metodi tramite l'ORM di Udo,
succedeva l'inferno, e qua qualcuno dirà sì, mi è successo anche a me. In pratica, quando vado a correggere un valore precedente in Odoo, si scatenano dei cron, che io ho dei meccanismi automatici, che va a fare il disastro. Quindi ho dovuto farlo da SQL. E anche qua, per quello dico del vergognarsi o no, bisogna un po' capire se è giusta strada o se no. Insomma, mi piacerebbe confrontarmi con qualcuno con più esperienza e vedere se ci sono strade alternative, che se non fare questi magheggi che mi sono dovuto fare per arrangiarmi al mio modo. Questo chiaro, chiaro. Se l'obiettivo intanto l'hai raggiunto con quello sì. Che hai fatto. Chiaro che poi ne possiamo approfittare in una delle call che facciamo ogni venerdì mattina, insomma, colgo l'occasione per ricordarla a tutti, sono poli liberamente accessibili dove insomma ci confrontiamo per portare migliorie ai moduli della nostra localizzazione. Vediamo, abbiamo qui continuano ad arrivare, fioccano domande per Marcello, allora ne faccio un'altra perché dobbiamo poi dare spazio al prossimo talk. Allora, vediamo per quali versioni disponibili il modulo. Questa rapida, poi ne facciamo un'altra, dai. Beh, io l'ho fatta per la 11, ma è un attimo, è un modulo esterno, quindi in realtà è un attimo convertirla, sì, basta solo rispettare le regole di conversione, ma è molto semplice il modulo, si può convertirlo. Prima rendiamolo solido e efficace su una versione, poi pensiamo alla migrazione in altre versioni. Rapido, l'ultima domanda, il punto di ancoraggio è globale per tutti gli articoli o ciascun articolo ha il suo record di ancoraggio? No, allora, almeno così mi è stato detto dagli esperti contabili, che io a fine anno devo avere per ogni articolo che ho in magazzino un valore certo che corrisponde alla media ponderata durante l'anno. Che sia stato movimentato o non movimentato non mi interessa, e quell'articolo, anzi tutti gli articoli che sono in giacenza al 31-12 o alla chiusura del periodo, devono essere presenti su questo, su questa valorizzazione. Tutti, a prescindere, e il punto, diciamo, la data è comune per tutti gli articoli, non è che ci siano eccezioni. Bene, Marcello, io ti saluto, grazie per le risposte esaustive. Ovviamente chi vuole può continuare a fare domande, poi troveremo il modo, insomma, di metterci in contatto. Ovviamente, siamo sempre qua, non è un problema. E andiamo avanti con il prossimo talk. Buona continuazione. Ciao ragazzi.